tanto per tornare a uno che se ne intendeva, un giornalista nel 1942 gli disse: le ho chiesto da dove proviene il denaro, signor Keynes, il denaro non c'è, e lei mi risponde che è solo una questione tecnica. Spiega Keynes: vi racconto come risposi a un famoso architetto che aveva dei grandi progetti per la ricostruzione di Londra, ma li mise da parte perché si chiese: ma dov'è il denaro per fare tutto questo? Il denaro? Non costruirete mica le cose con il denaro? Chiedeva Keynes a questo architetto. Volete dire che non ci sono abbastanza mattoni e calcina e acciaio e cemento? Oh no, rispose l'architetto, c'è abbondanza di tutto questo. Allora intendete dire che non ci sono abbastanza operai? No, gli operai ci sono anche gli architetti. Bene, se ci sono mattoni, acciaio, cemento, operai, architetti, perché non trasformare in case tutti questi materiali? Che cos'è che serve per trasformare in casa tutti questi materiali? I soldi. Ma i soldi sono l'unica cosa che può essere creata per legge. Il denaro cresce sugli alberi? A me è venuto il sospetto. Il denaro si trova sottoterra? Cioè, quando dicono abbiamo trovato i soldi, li hanno scavati sotto un caveau, li hanno presi da qualche parte? No, il denaro esiste già in natura? Cioè, qualcuno è convinto, perché la maggior parte delle persone pensa che il denaro che noi stiamo usando sia come l'aria, cioè esiste già in natura. No, qualcuno lo deve creare. Quindi tutto il denaro che noi usiamo, c'è qualcuno che lo ha creato, per forza di cose. E da come l'ha creato e dove l'ha messo, dipende la nostra vita. Il denaro si crea dal nulla. Con un clic di un computer si può generare tutto il denaro che vogliamo. Quando c'è stata la crisi del 2007, dei mutui subprime hanno creato 600-700 miliardi con un clic di un computer, di dollari. Quindi ripetiamo il concetto, il denaro si crea dal nulla. Quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: ma perché non viene creato per risolvere i problemi che abbiamo? Quando vi dicevo prima che il problema deriva da tempi molto lontani, in realtà 4.000 anni fa è nata la prima moneta a debito. A quel tempo si usava il grano o l'argento come moneta merce, diciamo. Siccome però era scarso, a un certo punto cominciarono ad usare delle tavolette di argilla che con dei caratteri cuneiformi. Nella tavoletta veniva scritto: questa tavoletta vale un quintale di grano, un'oncia di d'argento, via dicendo. E era più comodo scambiarsi le tavolette d'argilla piuttosto che le bene merci. Vi ricorda qualcosa? È come la moneta elettronica bancaria che usiamo adesso. Perché è comoda? Perché è immateriale. Cosa rappresenta quella moneta? Rappresenta la possibilità di cambiarla in contanti. Poi chiaramente ci limitano anche nell'uso dei contanti, però sostanzialmente quella moneta è una moneta che può essere cambiata in contanti, come le tavolette erano cambiate in grano. E già a quel tempo questa moneta a debito generava tali quantità di debito e problemi che Hammurabi fu costretto a fare le remissioni del debito, i giubilei del debito, cioè di cancellare il debito perché diventava troppo grande. Questo succede quando la moneta viene generata con il debito. Perché a un certo punto, finché io riesco a sostenere la restituzione del debito, bene, ma se non ci riesco, il sistema poi non sta più in piedi. Quando poi nel XV secolo, cominciarono ad usare le monete d'oro, la moneta a debito a quel tempo si chiamava nota di banco, che era una ricevuta che diceva: questa ricevuta vale tot monete d'oro. E le ricevute, le note di banco, diventavano più facili da usare rispetto alle monete d'oro. A un certo punto, chiaramente, chi faceva queste note di banco, siccome non venivano quasi mai cambiate in monete d'oro, ne faceva in quantità maggiore rispetto alle monete d'oro. Quindi già a quel tempo si parlava di riserva frazionaria, cioè io creo 10 note di banco magari con una moneta solo, con meno monete, con solo una certa percentuale di monete. Poi le note di banco sono diventate banconote, perché il nome deriva proprio da note di banco. Le banconote sono state emesse dalle prime banche centrali nel XVII secolo e rappresentavano comunque un valore cambiabile in monete d'oro. Poi, quando è finito il gold standard,
praticamente lo Stato si è relegato solo le monete metalliche, la Banca d'Italia emetteva le banconote e le banche private emettevano invece la moneta a quel tempo scritturale, adesso diventata moneta elettronica bancaria, ma prima del 1981 eravamo in una situazione in cui lo Stato gestiva la moneta positiva. La Banca d'Italia gestiva la moneta pubblica, ma era completamente pubblica e quindi sotto il totale controllo dello Stato. In più, nel sistema bancario c'erano sia le banche pubbliche che le banche private. E quindi c'era la possibilità, cioè lo Stato praticamente controllava totalmente il sistema monetario, sia attraverso le monete metalliche e i biglietti di Stato, sia attraverso la Banca d'Italia che attraverso le banche pubbliche. Oggi invece che cos'è successo? Che lo Stato emette sempre le monete metalliche, ma non emette più i biglietti di Stato e quindi già ne emette una quantità molto più bassa. La Banca d'Italia si è trasferita alla Banca Centrale Europea e è diventata indipendente, quindi non è più sotto il controllo dello Stato, ma è la Banca Centrale Europea che decide autonomamente quante banconote creare e come impiegarle. In più le banche private sono diventate solo banche private, le banche pubbliche non ci sono quasi più. Quindi in realtà il 93% di tutto il denaro viene creato dalle banche private e non più dallo Stato. Quindi questa è la situazione in cui oggi le banche controllano quasi totalità tutta la moneta che usiamo. Quindi oggi il denaro genera debito, tutto il denaro. La quota di monete metalliche è solo lo 0,3%, quindi tutto il denaro che noi usiamo comunque genera debito, o pubblico o privato. Quindi, ricapitolando, sono due i soggetti che possono creare la moneta. Da una parte c'è lo Stato, che crea moneta positiva, perché è l'unico che lo può fare, perché può creare la moneta e la può spendere direttamente nell'economia, nel sistema economico, e quando la crea non genera né debito né pagamento di interessi. Cioè lui crea la moneta e la può spendere nell'economia. Dall'altra parte invece esiste la moneta a debito, che è sostanzialmente moneta generata dal sistema bancario. Quindi la Banca Centrale Europea e le banche private creano la moneta e la prestano al sistema economico. In questa maniera si genera automaticamente debito e pagamento di interessi. Come funziona il sistema? Ve lo faccio vedere molto velocemente. Lo Stato crea le monete metalliche, che sono lo 0,3% e sono di sua proprietà e non generano debito. Poi ha appaltato, ha dato in concessione alla Banca Centrale Europea l'emissione delle banconote, le quali vengono prestate alle banche private, le quali creano la moneta elettronica bancaria che serve, perché le banconote sono una quantità ridicola, e immettono nel sistema economico il 99,7% di tutta la moneta che usiamo. Quindi tutta la moneta viene prestata e noi la dobbiamo restituire con gli interessi. Poi ovviamente lo Stato emette titoli di Stato e questi titoli di Stato vengono utilizzati anche questi per generare dell'ulteriore moneta attraverso il quantitative easing e il TLTRO, che sono prestiti al sistema bancario. In pratica, siccome nelle banche la moneta viene creata al passivo del bilancio, nell'attivo del bilancio ci mettono i titoli di Stato. In questa maniera lo Stato, in pratica, che sarebbe quello che dà origine a tutta la creazione monetaria, in realtà è quello che ne subisce tutte le conseguenze negative. Ma la cosa più assurda è che tutta questa enorme massa monetaria creata dal sistema bancario privato, in realtà si vede che non viene utilizzata nell'economia reale, ma viene utilizzata soprattutto nell'economia finanziaria e nelle bolle immobiliari. Quindi è questo il motivo per cui l'economia reale non funziona, perché le banche, potendo decidere se se prestare i soldi a un'azienda o prestare i soldi a uno che fa speculazione finanziaria, secondo voi a chi li presta? Preferiscono quello che fa speculazione finanziaria, soprattutto se è ricco e ha adeguate garanzie. Quindi i soldi vengono creati soprattutto per chi i soldi ce li ha già e non per chi i soldi invece ne avrebbe bisogno. Quindi l'economia reale riceve normalmente una quantità ridicola di tutta l'economia. E questa è le conseguenze. Guardate il grafico. Questa è la crescita del mercato finanziario prima del 2000 con il relativo calo, poi la crescita fino al 2007 relativo calo, e poi la crescita che sta seguitando ancora oggi, perché i mercati sono, diciamo, tenuti su dal quantitative easing di tutte le banche centrali, che
a un certo punto crollerà prima o poi, perché è un meccanismo di creazione di valore artificiale, non è una creazione di valore reale. Guardate quello che è successo per fare in modo che le borse crescano così tanto. Negli ultimi anni, proprio degli anni di quella crescita, le banche, queste sono, non lo leggete, sono, questo è il grafico dell'emissione monetaria di quantitative easing delle banche centrali. Hanno creato qualcosa come 12.000 miliardi di dollari che sono tutti finiti sulle borse finanziarie. Quindi ovviamente chi investe nei mercati finanziari ci ha guadagnato un sacco di soldi, chi lavora nell'economia reale questi soldi non l'ha visti per niente. L'esempio del corpo umano non ve lo faccio perché sennò andiamo a finire troppo lunghi. Allora, vediamo come funziona, diciamo, l'immissione attuale della moneta. Noi abbiamo che nel sistema economico c'è un settore pubblico e un settore privato che per scambiare beni e servizi ha bisogno di moneta, ok? Se questa moneta proviene tutta dal sistema bancario e proviene attraverso i prestiti, cioè viene creata con i prestiti, cosa succede? Che tutto questo capitale prestato deve essere poi restituito più gli interessi. Quindi noi ci ritroviamo in una situazione nella quale il sistema economico prende questi soldi in prestito e li utilizza, ma li deve restituire con gli interessi. Quindi automaticamente, il discorso che dicevamo prima, il debito è inestinguibile. Perché se voi siete tutto il sistema economico, vi ho prestato 100 e vi chiedo alla fine dell'anno 105, voi 105 non ce li avete. Quindi quei 5% di interesse corrispondono a un debito inestinguibile. Quindi l'unica maniera di proseguire ad usare questi 100 euro di moneta è quella di aumentare il debito. E siccome sono solo due i macro soggetti nel sistema economico, settore pubblico e settore privato, o aumentiamo il debito pubblico o aumentiamo il debito privato o tutte e due. Quindi nei paesi dove si fanno politiche d'austerity il debito pubblico cala ma aumenta quello privato, dove invece si fanno politiche espansive aumenta il debito pubblico e cala quello privato, ma in generale tutte e due aumentano perché è inestinguibile quel tipo di debito. Come dovrebbe funzionare un sistema? Un sistema dovrebbe funzionare che la moneta deve provenire da un organismo pubblico, statale, che genera questa moneta e la spende nell'economia. Perché la deve spendere? Perché in questa maniera non deve essere restituita a nessuno. E soprattutto, come si fa a regolare la quantità di moneta in circolazione? Semplice. Lo Stato emette la moneta, la spende, poi la ritira con le tasse. Quindi se io voglio aumentare la quantità di moneta, calo le tasse o aumento la quantità di moneta creata. Se voglio ridurre la quantità di moneta in circolazione, non faccio altro che aumentare le tasse e calare la moneta creata. Riga. Questo è un sistema che permetterebbe di avere una società completamente diversa. Cioè, dovremmo solo porci il problema di che cosa vogliamo fare per risolvere davvero il problema di soddisfare i bisogni dei cittadini e delle aziende. Tutto ciò ha una conseguenza, cioè questo sistema di moneta a debito ha delle conseguenze esagerate. Noi ne abbiamo analizzate diverse, ad esempio da un punto di vista etico. Come funziona l'economia? Cioè, come dovrebbe funzionare l'economia? L'economia dovrebbe funzionare che al centro dell'economia ci dovrebbe essere l'uomo. Poi i valori morali, non altro, perché sono quelli che determinano, diciamo, una società, una comunità e la solidarietà tra gli individui. Oggi invece la società attuale è basata non sull'uomo ma sul denaro, perché il denaro conta più degli esseri umani, è basata sui valori finanziari, non sui valori morali, perché sono quelli che determinano le scelte politiche ed economiche, non sono i valori morali. Se io devo salvare un'azienda o ricostruire una zona terremotata, lo Stato non lo può fare perché non ha sufficiente moneta per poterlo fare. Quindi sottostà ai ricatti dei mercati finanziari. Quindi i suoi valori non sono più morali, devo ricostruire un terremoto che ha un edificio che è stato distrutto dal terremoto, ma sono finanziari. Cioè non posso ricostruire perché se mi indebito chiedendo i soldi sui mercati finanziari rischio il fallimento. Quindi questo genera una società in cui l'individualismo è quello che domina, non più la collaborazione tra gli individui. Perché chiaramente a quel punto, se non c'è più uno Stato che può soddisfare
diciamo, e può aiutare le persone a svilupparsi, è chiaro che ognuno di noi deve pensare a se stesso e basta, non ha il tempo di pensare agli altri. Quando vi dicevo che tutto questo ha diciamo, un'origine antica, pensate che il libro di economia più vecchio del mondo che parla di queste cose è la Bibbia. In particolare nel Deuteronomio, capitolo 15, versetto 6, ve lo rileggo perché io quando l'ho letto per la prima volta, la Bibbia l'abbiamo letta tutti quando andavamo a catechismo, ma rileggerlo in un'età adulta e rendersi conto di quello che c'è scritto delle volte è abbastanza interessante. Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso e tu farai prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. Noi in quali nazioni facciamo parte? Quelle che dominano o quelle che sono dominate? Dominate. Capitolo 23, versetto 21. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò cui metterai mano nel paese di cui stai per andare a prendere possesso. Cioè, il debito veniva inteso come un'arma contro gli altri popoli, ma non poteva essere fatto tra persone dello stesso popolo, persone che si definivano fratelli. Quindi il debito viene concepito per la prima volta in una scrittura come un'arma per conquistare altri popoli, non come un qualcosa di necessario. La Chiesa Cattolica, questo lo sa da un sacco di tempo, nel 1745 Benedetto XIV ha fatto un'enciclica nella quale si vietava espressamente l'interesse, qualunque interesse sulla moneta generata a prestito, cioè il prestito doveva essere senza interesse. E questo è stato ribadito anche nel 2014, dove c'è scritto: se nell'attività economica e finanziaria la ricerca di un equo profitto è accettabile, il ricorso all'usura, cioè l'interesse, è moralmente condannato. Cioè la Chiesa da anni, da secoli, vieta qualunque interesse. E la cosa ancora più straordinaria dice in un altro passo: un'economia finanziaria fine a se stessa contraddice le sue finalità, poiché si priva delle proprie radici, della propria ragione costitutiva, ossia del suo ruolo originario ed essenziale di servizio all'economia reale ed in definitiva di sviluppo delle persone e delle comunità umane. Vedete, l'economia deve essere al servizio della comunità e delle persone. E l'economia finanziaria era nata nei secoli scorsi come supporto all'economia reale. Oggi è diventata invece, c'è stata la finanziarizzazione dell'economia reale. Cioè noi non riusciamo più a concepire l'economia senza l'economia finanziaria. Le conseguenze sociali sono ancora peggiori. In un'economia positiva il denaro deve essere utilizzato per comprare beni e servizi, non per... Deve essere utilizzato per generare sviluppo economico e quindi benessere e quindi occupazione e progresso sociale. Questo dovrebbe essere l'obiettivo della nostra Costituzione che l'economia dovrebbe avere. In realtà invece il denaro finisce nella finanza, viene utilizzato per fare speculazioni finanziarie e produce disuguaglianza. Perché? Perché il denaro finisce nella finanza dove lavora la percentuale più piccola della popolazione, generalmente quelli più ricchi, non quelli più poveri. L'economia mondiale, il PIL anno mondiale sono 80.000 miliardi di dollari. Tutte le nazioni del mondo, questa è la somma del PIL di tutte le nazioni del mondo, guardate quant'è il loro debito. Debito totale, pubblico e privato, è 3 volte tutto il PIL del mondo. 3 volte, 240.000 miliardi di dollari. Chi detiene questo debito, secondo voi? Mercati finanziari. Quanto valgono i mercati finanziari? Tenetevi forte. 2.500.000 miliardi di dollari. Sono 30 volte il PIL annuo mondiale. Cioè l'economia reale vale un trentesimo dell'economia finanziaria. E tutto questo, siccome nell'economia reale ci vive il 99% della popolazione, nell'economia finanziaria l'1%, produce una sottrazione di ricchezza attraverso gli interessi, perché chiaramente gli interessi li paghiamo noi ai mercati finanziari. Questa sottrazione di interessi produce una distribuzione della ricchezza che diventa sempre più diseguale.
L'1% della popolazione oggi possiede il 51% di tutte le ricchezze che ci sono nel mondo, mentre il 70% possiede solo il 2%. E questo divario sta aumentando sempre di più. Tant'è che Oxfam ha calcolato che 3 miliardi e 800 milioni di persone più povere, cioè la metà della popolazione mondiale, possiede la stessa ricchezza di 26 multimiliardari. 26. Fra un po' arriveremo che una persona sola possiede la ricchezza di metà del mondo. Stiamo assistendo alla sottrazione di ricchezza più grande che c'è mai stata nella storia dell'umanità. Dal 99% della popolazione, che siamo noi, spero che qui dentro non ci sia qualcuno appartenente a quella percentuale piccola, se no non sareste qui. Le conseguenze politiche sono ancora peggiori. Un'economia positiva dovrebbe usare una moneta positiva, cioè senza debito, e di proprietà dei cittadini. Il potere deve davvero essere del popolo, come prescrive la Costituzione, e quindi questo permette una vera democrazia e il rispetto pieno della nostra Costituzione. Oggi invece come funziona? Funziona che la moneta è a debito, controllata da poche persone a danno di tutti. Il potere è finanziario, che sono quelli che controllano quel tipo di moneta, e soprattutto si è sviluppata nel mondo una plutocrazia data dalle persone molto ricche, le quali detengono il controllo dei governi. Pensate che ci sono società come BlackRock che gestiscono fondi che valgono più del doppio di tutto il bilancio italiano. Quindi loro decidono molto di più del governo italiano, perché sono in grado di ricattare i nostri politici con lo spread, con i mercati finanziari e tutto il resto. Gli elementi costitutivi dello Stato sono territorio, popolo e sovranità, ma noi li stiamo perdendo, perché la crisi economica ha oggi le stesse conseguenze di una guerra. Non è più una guerra militare, è una guerra economica. Distrugge il territorio, fa morire il popolo e trasferisce sovranità. Guardatele velocemente, gli edifici distrutti al terremoto non vengono più ricostruiti, è uno scenario di guerra. Gli allagamenti e le frane per mancanza di manutenzione ormai sono all'ordine del giorno, è quello che succede durante una guerra. Il crollo dei ponti è quello che succede durante una guerra, perché vengono bombardati. Qui non serve bombardarli, basta non fare la manutenzione, perché lo Stato non ha i soldi, cederla dei privati e i ponti crollano. Il popolo, aumentano i suicidi per fallimenti e disoccupazione, aumenta la povertà e le disuguaglianze, aumentano i morti per mancanza di cure e inefficienza della sanità. La sovranità, il potere esecutivo non è più in grado di fare le leggi perché subisce i ricatti dello spread dei mercati finanziari. Il potere legislativo non ha più alcun significato. Se io ho una legge, per farla non devo più guardare al fatto se è giusta o meno, ma devo guardare al pareggio di bilancio. È chiaro che io quella legge non riesco più a farla, quindi non ha più senso parlare di potere legislativo. Potere giudiziario non ne parliamo. Quindi intervenire oggi e cambiare il sistema non è più una scelta politica, è una necessità di sicurezza nazionale, perché i settori della sicurezza nazionale sono il politico militare, l'economico e l'energetico. Ma l'economico è il più importante di tutti, perché se uno Stato perde il controllo economico della sua creazione monetaria all'interno dell'economia, non è in grado di gestire nessun sistema di sicurezza, perché non ha i soldi per finanziarsi. Conseguenze ambientali, le ultime: l'economia positiva dovrebbe basarsi sul progresso sociale, dovrebbe incentivare la collaborazione tra gli individui e dovrebbe produrre un benessere equo e sostenibile. È questo che sta accadendo oggi? No, perché l'economia attuale è basata sul profitto, non sul progresso sociale, genera competizione tra gli individui, perché ovviamente in un sistema in cui io produco la moneta e la chiedo in prestito con un debito inesigibile, qualcuno di voi è costretto a fallire. Qualcuno ce la farà guadagnando di più, ma qualcun altro deve fallire per forza. E soprattutto questo produce la distruzione dell'ambiente, perché la competizione portata all'eccesso e il consumismo producono la distruzione dell'ambiente. Noi viviamo in un sistema in cui per guadagnare sempre di più siamo costretti a spostare, a dislocare le aziende in altre nazioni, dall'altra parte del mondo, a prendere i prodotti dove costano meno e a spostarli. Ma tutto questo, immaginate che tipo di inquinamento che genera.
Perché noi mangiamo quello che viene prodotto in Perù, mangiamo l'olio di palma che viene prodotto in Indonesia, produciamo i vestiti in Cina e poi vengono portati da un'altra parte, cuciti i bottoni da un'altra parte ancora, quindi immaginate quello che succede. Ovviamente se ne fregano perché il discorso dell'inquinamento non compete all'azienda che fa tutte queste cose. Noi dovremmo basarci su un'economia locale in cui il prodotto viene prodotto qui e consumato qui, mentre invece i prodotti vengono consumati, prodotti in altre parti del mondo e consumati in altre. L'economia dovrebbe essere lineare. No, oggi è lineare perché le materie prime vengono prodotte, distribuite, consumate e poi producono rifiuti, mentre invece dovremmo andare su un'economia circolare dove il prodotto, le risorse alla fine diventano rifiuti che vengono riutilizzati nel sistema. Non si farà mai un sistema del genere in un'economia competitiva in cui la moneta è a debito, perché io devo per forza guadagnare più del mio avversario. Solo in un sistema in cui la moneta viene generata dallo Stato è possibile immaginare un'economia completamente diversa. Il consumismo e il libero mercato non producono questo tipo di economia. Il sistema della moneta a debito non funziona. Io ho finito, vi dico solo. Che abbiamo trovate questa pubblicazione gratuita che potete scaricare, in cui ci sono illustrate tutte le soluzioni di cui abbiamo parlato stasera, e poi ci sono anche dei libri che, se volete, mi sono portato, nel quale descriviamo un po' tutte queste cose, ma l'importante è cercate di informarvi, di seguire le cose che stiamo facendo, perché sono l'unica possibilità di uscire da questa crisi. Grazie a tutti. Grazie. Prima di passare alle domande vorrei fare giusto un altro piccolo appello. Oggi abbiamo sentito veramente grandissime cose che penso andrebbero insegnate, cioè già dalle elementari, in tutte le scuole pubbliche. Quindi vi prego di aiutarci a diffonderle ancora di più, lo stesso messaggio di Conditi, ma come lui tanti altri pensatori scrittori eccetera, e quindi se volete adesso possiamo fare una piccola sessione di domande. Appena finito c'è un aperitivo, come vi dicevo prima, offerta libera, che ci aiuterà per i prossimi eventi. Grazie. Passate il microfono.